Oscar in doppia veste da regista e da attore. Intanto le chiedo, quando è stato girato il film? Non aprite quella sporta, è stato girato a marzo dell'anno scorso, quindi 2022, e quindi vuol dire che è stato scritto nei mesi precedenti. Avevamo girato tutto in un mese circa, e la location principale era un condominio, è stato un condominio qui sul lungomare di Fano, che però poi rappresenta un condominio su qualsiasi città della costa adriatica. Ci sono state anche altre difficoltà. Difficoltà che però abbiamo risolto, soprattutto quella di far impersonare allo stesso attore più personaggi. E gli stessi personaggi in qualche scena erano nella stessa scena, lavoravano insieme. Devo dire che sono molto soddisfatto, c'è stata una bella collaborazione da parte di tutti gli attori e da parte anche di tutta la troupe. Ecco qua, questo è uno degli attori, vedi, le collaborazioni, quelle che ti aiutano nelle interviste, vedi. E tanta pazienza, domani il debutto ufficiale. Domani il debutto ufficiale qui al Cinema Teatro Politeama, grazie, c'avevo bisogno, e domani, e dopodomani, mentre invece il 18 siamo al Cineteatro Loreto di Pesaro, gli occhiali sì, se me li pulisci, e mentre invece il 25 e il 26, sempre di febbraio, qui al teatro Cineteatro Politeama. Assessore, dunque ha collaborato anche all'amministrazione comunale? Sempre a disposizione, io sono molto grata del coinvolgimento del corpo, ringrazio la comandante, ringrazio gli agenti, in questo caso attori, qui presente caro figlio, e anche il nostro ufficiale Pier Leoni, e c'è stata una disponibilità che riconfermiamo in ogni occasione che c'è possibile. C'è stato un grande lavoro anche per la viabilità. Sicuramente, il nostro coinvolgimento però questa volta non si è fermato a livello di servizio e quindi nel chiudere le strade e garantire la sicurezza della viabilità, ma abbiamo prestato anche proprio dei nostri agenti e il nostro ufficiale come proprio protagonisti di questo film. Dopo tanti momenti difficili si torna a ridere. Sì, diciamo che abbiamo vissuto due anni molto difficili, anche adesso non è che sia il momento più facile che abbiamo mai affrontato, però in tutto questo l'ironia e il divertimento è una delle armi migliori, quindi come Comune di Fano porto i saluti da parte dell'amministrazione, del sindaco, e diciamo invitiamo la città a fare due belle risate in serenità, in tranquillità, in spensieratezza con questo film di San Costanzo Show. In che modo si è concretizzata questa collaborazione con il San Costanzo Show? Abbiamo collaborato soprattutto nel momento della pandemia e sono stati vicinissimi ai ragazzi, hanno realizzato dei video online e quindi ci hanno aiutato tantissimo in un momento di difficoltà. Sono ospiti nella nostra scuola perché non ci diamo fastidio a vicenda, nel senso che le prove sono sempre di sera e quindi possono utilizzare i locali della scuola, e questo film è stato realizzato all'interno della scuola e quindi questo per noi è una cosa molto importante. Ricordiamoci poi che da noi c'è anche un indirizzo di grafica che è comunicazione, che proprio ha nelle corde tutto questo. Romina, dai. Romina non c'è, Romina non c'è oggi a quest'anteprima per le scuole, però ci sarà i prossimi giorni. Anteprima di che cosa? Non aprite quella sporta, è il nuovo film comico del San Costanzo Show. Quante volte lo diciamo? È vero? Sì. Allora parlo io, scusate. Volevo dire che questa è un'anteprima per le scuole, per il Polo 3, ecco, che, nel quale abbiamo scritto, dentro le classi del Polo 3 abbiamo scritto questo fantastico film, e facciamo l'anteprima per tutte le scuole, tutte le classi del Polo 3, del mondo. Sono 8.000 persone qua, tutte le scuole di Fano, dentro il Politeama. Vi aspettiamo. Ciao a tutti.